Ciao. Ciao Dante. Come va, amore? Ti stai abituando qui? Lo vuoi il piumino? Sì, l'avevi mai visto il piumino? Che bella cosa questo piumino. Dante e Beatrice. Beatrice, tu sei uguale a Dante, eh? Buona buona questa Beatrice, buona buona. Questa Beatrice, gli hanno macchiato le orecchie di giallo, non sappiamo che prodotto gli abbiano messo. Ce le ha tutte gialle qui nei lati, chissà che è, ma col tempo se ne andrà. Lui è Gandhi, questo patatone è bello bello. Gandhi, Gandhi. Lei è Titta, Titta. Titta bella, Titta bella, lei, Titta bella, una cucciolina, ancora sta cambiando i canini. Qui abbiamo Ugo e Pepe, davanti c'è Pepe e dietro c'è Ugo. Io ormai ho deciso questi nomi per loro e quindi li riconosco con questi nomi. Qui abbiamo i piccolini, Ciro e Dior. Ciao amorini. Ciao. Vi piace il piumino? Loro sono buonissimi. Hanno sui 6 mesi. Sono cuccioletti. E cercano casa tutti quanti. Qui c'è Teresa. Aspetta che l'ho sfocato. Teresa. Adesso si mette a fuoco. Ecco qua. Teresina, Teresina è buonissima. Teresa, vieni qua Teresa. E sotto Teresa c'è Bite. Teresa, vieni a giocare, vieni Teresa. Dentro la casetta c'è Bite, che è identica a Teresa. Poi abbiamo qui Fibra, che ancora è molto titubante. Vero Fibra? Fibra, bellina, op, si nasconde lei. E qui c'è la bellissima Erika. Erika, dolcissima. Questo è il nostro magazzino dove teniamo il cibo per tutti e 172. Sono suddivisi su 3 piani. Qua c'è tutto il cambio dei vestiti invernali estivi e purtroppo abbiamo dovuto adattare e mettere anche loro qui perché non possiamo portarli negli altri 2 piani dove ci sono gli altri amici, perché per adesso dobbiamo prima sterilizzarli, vaccinarli e poi potremo salirli anche a loro. Per adesso si dovranno adeguare a stare qui anziché alla Cathartic, che la signorina è intera ancora, è intera. Vero che sei intera, Beatrice? Eh? Sei intera, signorina? Come hanno fatto a tenerti intera senza sterilizzarti, eh? Come hanno fatto, mi domando. Loro due, Teresa e Bite, già le abbiamo sterilizzate subito perché erano pure gravide. E quindi andava fatto il più presto possibile. Ora ci sono le feste, a mano riprendiamo appena finiscono queste feste per chi le può avere e sterilizziamo tutti. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Già intanto li abbiamo sverminati, spulciati e sverminati. Sverminati e spulciati. Sverminati e spulciati, vero Bea? Che simpatica sei. E qui dentro, in mezzo a tutti questi scatoli, questi piumoni e queste coperte, c'è Mega, che è scappata dalla gabbia mentre io pulivo, ha fatto un volo e quindi quando vuole lei viene, esce. Ora mercoledì, quando la dovrò portare a sterilizzare, mi toccherà smantellare tutto ed è la volta buona che devo trovare il tempo per sistemare tutto e che sono pur sempre ora 172 gatti da gestire su 3 piani, eh. Le pulizie non finiscono mai. Iniziamo la mattina alle 6 e alle 2:30 ancora puliamo. Vero Titta? Vero?
Vibra. Vibra.